Una dotazione di 5 milioni di euro per far fronte alle necessità infrastrutturali a servizio delle imprese della zona industriale della Statale 28 in Valle Impero. E' quanto ha chiesto al governo il parlamentare leghista imperiese Flavio Di Muro. Lo stanziamento è stato chiesto per il 2020 a favore di quella che già nel 2016 era stata riconosciuta come area di crisi non complessa. Di Muro ha ricordato di aver già presentato in precedenza un emendamento ad hoc al decreto sulla tutela del lavoro e la soluzione delle crisi aziendali, trasformato poi in ordine del giorno dopo che il governo, composto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ha posto sulla discussione la fiducia alla Camera. Secondo Di Muro, il successivo ordine del giorno, che ha ottenuto oggi il parere favorevole del governo, accende un faro di attenzione sulle infrastrutture dell'entroterra imperiese e in generale del ponente Ligure. Flavio Di Muro ha sottolineato come le aziende che sorgono lungo l'impero costituiscano un polo dell'agroalimentare d'eccellenza e hanno assoluta necessità, come più volte ribadito anche dalla Confindustria Locale, di una rete infrastrutturale strutturale adeguata in particolare per la metallizzazione e il collettamento della rete fognara per lo smaltimento delle acque reflue derivanti dalla lavorazione delle olive.